E bentornati alla Mazza Caffè. Oggi ci occuperemo di professori e di professoresse, ma anzitutto di ombrelli. La Mazza Caffè, il sabato di Giorno per Giorno con Massimo Gramellini. A scuola con l'ombrello è il titolo del caffè che ho dedicato alla vicenda del Parini. Grande è la confusione sotto il cielo della scuola, efficacemente rappresentata da quanto accade al Parini, sommo liceo milanese. Ci sono studenti che occupano l'istituto inneggiando l'amore, un presidente barricato nel suo ufficio che si affaccia dal balcone per dare dei fascisti agli occupanti, e poi c'è un ombrello, quello agitato da un supplente davanti al portone per tentare di aprirsi un varco. Nella civiltà dell'immagine l'ombrello ha un vantaggio inestimabile, essendo un oggetto rimane più impresso di qualsiasi concetto. Nelle mani di un insegnante è subito diventato il simbolo di qualcosa a cui non saprei dare altro nome se non perdita di autocontrollo. Ogni paragone con i manganelli di poliziesca memoria è francamente esagerato, tanto più che lo stesso ragazzo destinatario dell'ombrellata ha minimizzato le conseguenze dell'impatto. Rimane il portato ideale del gesto, un professore che esce dai gangheri, esce anche dal suo ruolo. Sono andato a capo per dare al lettore il tempo di pensare: sarà stressato, gli studenti lo deridono e lo Stato lo paga una miseria, vorrei vedere te al suo posto. Però proprio chi si batte perché il mestiere dell'insegnante recuperi il prestigio quasi sacrale di una volta dovrà riconoscere che l'autorevolezza fa sempre rima con compostezza. Quasi tutti i politici l'hanno smarrita, ma quelli ormai li diamo per persi, no? Nei prof invece ci crediamo ancora, e anche negli ombrelli, quando fanno il loro mestiere e si aprono per proteggerci. Come per ogni fatto, ed è questa la meraviglia della natura umana, ogni fatto che sembra oggettivo come questo, c'è un professore con un ombrello che si fa largo in mezzo agli studenti che gli impediscono di entrare mulinando l'ombrello, ecco, di fronte a un fatto oggettivo ognuno poi dà una lettura completamente diversa. E su questo tema poi torneremo nel corso della Mazza Caffè. Ecco quindi che da un lato abbiamo Silvia Locatelli che dice: se facciamo passare anche le ombrellate per violenza sui ragazzi, allora siamo definitivamente in estinzione come educatori e anche come popolo, è ora di finirle, i ragazzi hanno bisogno di paletti e non di adulti che giustifichino qualsiasi azione legale o illegale. Al contrario invece Lanfranco Lodoli scrive: quando i giovani mostrano di avere idee nuove nasce un furore incredibile tra gli adulti, spesso anche adulti che sembrano miti. È bello che ci sia su un fatto, ripeto, oggettivo, proprio delle letture completamente opposte. Questo è successo anche questa settimana su altri temi, per esempio sul tema delle Brigate Rosse, che si è affacciato sui giornali. Io ne ho parlato nel caffè di sabato scorso. Si è affacciato con una notizia quasi surreale, cioè che la Procura di Torino ha chiuso le indagini su quanto accadde il 4 giugno del 1975, il famoso episodio della cascina Spiotta vicino ad Acqui Terme, dove un comando delle BR guidato da Mara Cagola aveva sequestrato e nascosto l'imprenditore Gancia. I carabinieri di Dalla Chiesa scoprirono il luogo del sequestro, fecero irruzione, ci fu uno scontro a fuoco dove morì Mara Cagola, e oggi, dopo 50 anni esatti, la procura si è presa il suo tempo, diciamo così, ha indagato fra gli altri alcuni brigatisti di allora, tra cui Renato Curcio, che peraltro già allora era il capo delle BR, quindi hanno impiegato 50 anni per connettere Curcio a quell'evento. E insomma è abbastanza curioso, ma più che altro è in linea, come ho scritto nel caffè, con i ritmi del nostro paese, il cui vero slogan è lavori in corso, no? Ci mettiamo una vita a fare una casa o a fare un ponte, figuriamoci a finire un processo. Ma le BR sono poi rientrate nel dibattito, nella polemica politica, all'indomani della morte di una storica brigatista, Barbara Balzerani, a cui la professoressa Donatella Di Cesare, già conosciutissima e nota alle cronache per i suoi interventi televisivi, diciamo a favore della pace, ma in un modo che sembra farla iscrivere al partito dei pacifisti a senso unico, diciamo così, ecco, la professoressa Di Cesare ha fatto un post che ha fatto discutere, quello dedicato il caffè, intitolato Donatella e la Luna. Per dare a Di Cesare quel che è Di Cesare, bisognerebbe prima capire con quale delle due abbiamo a che fare.
con quella che in TV dà addosso alla NATO in nome della pace, della non violenza, della fratellanza tra i popoli, o con quell'altra di Cesare che sui social si profonde in sentimentalismi per una terrorista che partecipò a svariati omicidi e all'agguato di Biafani senza mai farsi attraversare da un dubbio o da un'increspatura di umanità? Difficile immaginarsi San Francesco intento a scrivere un post come quello che la filosofa della Sapienza ha dedicato alla scomparsa Barbara Balzerani. Aperte le virgolette, la tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia, un addio alla compagna Luna. Chi cercasse tracce di una presa di distanza dei metodi di Luna e dell'intero firmamento brigatista dovrebbe aggrapparsi a quel tenue riferimento alle vie diverse, un po' poco per sgombrare il sospetto che l'odio ideologico sia il cemento che tiene insieme le due di Cesare, fieramente allergica alla violenza, quando a praticarla sono i loro nemici di classe, ma assai più tiepide e comprensive nel valutarla quando viene usata da persone di cui condividono i sogni adolescenziali di palinzoni genesi sociale che da sempre caratterizzano i fanatici di tutte le età. A dire il vero c'è anche una terza di Cesare, quella che ha cancellato il post dopo averlo pubblicato, dando prova di una resipiscenza che le fa onore, ma che le altre due di Cesare bollerebbero come piccolo borghese. La professoressa vi ha risposto sui social scrivendo i suoi grami commenti, immagino sia un riferimento al mio cognome. Tra l'altro ho scoperto che Gramellini non c'è niente con gramo, perché essendo un cognome romagnolo deriva da gramel, che è la macchina che allora si usava nei secoli scorsi per impastare, per fare il pane. Quindi diciamo così, in realtà sono un panettiere. Ecco. I suoi grami commenti avevano inaugurato le liste di proscrizione un paio di anni fa contro chi osava parlare di pace. Oggi ritorna con il suo odio, sbandierando in prima pagina sul primo quotidiano nazionale. Ora, francamente non mi pare che ci fosse dell'odio, era un tono anche piuttosto ironico il mio, ma proprio le liste di proscrizione, no, professore Santi, le posso dire, sbaglierebbe la Sapienza a prendere dei provvedimenti contro la professoressa di Cesare? Sarebbe un atto che io non condividerei affatto, perché la professoressa ha espresso la sua opinione ed è legittimo che anche una persona che ha una cattedra universitaria possa esprimere un'opinione urticante, è comunque un'opinione e va assolutamente difesa e protetta, ovviamente anche criticata, ma questo è il gioco della democrazia liberale, cioè di quella democrazia che la professoressa di Cesare, diciamo così, non mette al centro delle sue passioni, diciamo così, per usare un eufemismo. Più che nella lista di proscrizione, dove io proprio non la metterei perché proprio non le faccio, la inserirei invece nella lista di vittimisti, ecco al primo posto, perché più vittimista di una persona che scrive una cosa del genere, che dice le cose e poi dopo si lamenta che il mondo ce l'ha con lei, francamente, mi sembra appunto la lista di vittimisti. Francesca Tanzaccaro, vediamo i lettori, che hanno dibattuto su questo tema, difende la professoressa, dice: viste le sue idee non si aspettava altro che facesse un passo falso per darle addosso. Forse la di Cesare condivideva l'aspettativa di un mondo migliore, propugnato dalla brigatista e miseramente fallita a causa delle sue azioni, ma certo non accettava la metodologia violenta. Le risponde un'altra lettrice, Anna Franca Geusa: no, cara Francesca, non si trattava di aspettativa di un mondo migliore, ma semmai di imporre regole che piacevano a loro, come la teoria marxista-leninista, il cui fallimento si era già ampiamente manifestato nell'URSS. Quindi questo è un dibattito più sull'aspetto proprio ideologico, cioè fermo restando che la di Cesare non era a favore dei metodi violenti, però condivideva dalla Balzerani la visione del mondo, cioè l'abbattimento del capitalismo, la sua sostituzione con un sistema, diciamo appunto, di abolizione della proprietà privata. Adesso sintetizzo. Massimo Rosati, altro lettore che commenta: spiace vedere la signora di Cesare così sofferente in questo nostro paese occidentale, aiutiamola a trasferirsi in Corea del Nord o in Venezuela o in Cina, dove troverà quel che cerca e si merita. Francesco Paolo Volpe scrive: mi sono ricordato di una frase del presidente Pertini, il fascismo non è un'opinione, è un reato. Ebbene, l'apologia sentimentale di una brigatista rossa è del pari criminale e del tutto incompatibile con il mestiere di educatore. Un tempo costoro furono detti i cattivi maestri e anche se fosse mia sorella per me non cambierebbe nulla. Vabbè, sono d'accordo con lei, però allo stesso tempo ripeto, per me sarebbe un errore se l'università intervenisse nei confronti della professoressa, perché ha espresso un'opinione che io mi sono permesso di criticare anche con una sottile ironia che evidentemente la professoressa non ha colto, ma non mi pare che faccia parte del suo armamentario dialettico. È una straordinaria studiosa di Heidegger, ma diciamo l'ironia non la frequenta molto. E a proposito di ironia, in questo weekend ho fatto un caffè dedicato a Jorit, come sapete è l'artista di strada che ha voluto farsi una foto, che poi tutti
tutti hanno scritto un selfie, ma non è un selfie. Selfie è quando tu fai la foto a te e alla persona che ti sta accanto. Però poi è diventato l'idea che quando tu ti fai la foto con qualcun altro è un selfie. È curioso questo trasferimento, no, del significato di una parola. Dicevo, dopo questa foto che Iori si è fatto fare con Putin, io sono un po' preso in giro dicendo che è la prova che insomma non fa finta di essere equidistante, è decisamente schierato con una parte. Però anche qui ho ricevuto, oltre a maggioranza di persone, mi ha dato ragione un lettore addirittura, che saluto, ha fatto riferimento al libro di Cipolla sulla stupidità umana, dicendo che questa è equamente distribuita in tutti i lavori, in tutti i mestieri. Ma in realtà qui non è questione di stupidità, è questione di opinioni e di scelte di campo che sono più che legittime quando sono coerenti, no? Quando uno dice esplicitamente sto con Putin, io non ci vedo niente di male, cioè è la sua posizione. Non, a me fanno innervosire quelli che ti dicono no, io non sto con Putin, io sono totalmente oggettivo. E no, caro mio. Allora, ecco, per esempio, la lettrice Anna Lamarra dice: fare un murale in Russia non significa schierarsi o condividere una politica. Iori te ne fa in tutto il mondo. Il risultato di un'operazione dipende sempre dall'occhio con cui si guardano le cose e dal contenuto della testa di chi commenta. Questo sicuramente lo abbiamo già detto anche all'inizio sul Parini, no? Signora Lamarra, cioè è evidente che ognuno è condizionato dal proprio punto di vista. Però nel caso in questione, anche qui ci sono dei fatti oggettivi. Lei dice che Iorit fa murales in tutto il mondo. A me non risulta, cioè io non ricordo che lui abbia fatto un murale, per esempio, a Tel Aviv contro quello che è successo il 7 ottobre. Magari l'ha fatto, ma non ne ho visto traccia, così come non mi pare che ne abbia fatto negli Stati Uniti. No, mi sembra che è andato a farli a Mariupol, occupata dai russi, per fare un murale sotto ordine dei russi, chiaramente, visto il tema del murale che era una critica alla NATO, lì fatta in quel luogo dove i russi hanno compiuto crimini contro l'umanità. Cioè mi pare obiettivamente che insomma non si possa, ma lui stesso non mi pare che si definisca equidistante, è nettamente schierato, e viva Dio, voglio dire, cioè va bene così, però non manipoliamo noi troppo la realtà, che mi sembra piuttosto oggettiva in questo caso, piuttosto evidente. E niente, vi saluto, è stato una bellissimo stare anche quest'oggi con voi, e ci sentiamo la prossima settimana con il prossimo Ammazza Caffè. Questo era l'Ammazza Caffè, il sabato di Giorno per Giorno con Massimo Gramellini. Giorno per Giorno è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone, coordinamento di Tommaso Pellizzari, produzione di Carlo Annese con Manuel Iannuzzo.